nuovo siamo su 500 Marche Turismo Max e si parte per una nuova avventura. Abbiamo girato la chiavetta, tiriamo la manetta e si parte. Oggi andremo a vedere un paesino della provincia di Pesaro Urbino che non fa comune, ma è una frazione di San Costanzo e si chiama Cerasa, a bordo ovviamente della nostra fantastica 500 F del 1968. A più tardi. Abbiamo superato il comune di San Costanzo e lungo la strada provinciale ci accingeremo a raggiungere Cerasa, quel borgo di case laggiù in fondo alla collina con un piccolo castello sul suo promontorio. Piacevole strada collinare, adesso siamo in discesa, molte soddisfazioni per quanto riguarda la guida di questa macchina che ha fatto un po' la storia dell'Italia e anche del boom economico che c'è stato attorno agli anni 60-70. Questa è una, ripeto, una 500 F del 1968, completamente restaurata, e vi assicuro che è molto 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 bello e divertente assaporare questi paesaggi sulle colline delle Marche e della provincia di Pesaro Urbino. Vi invito a venirci a trovare perché trascorrerete sicuramente dei giorni molto felici e belli, piacevoli, tra il mare, le colline, il gusto delle Marche, una regione magari che non è ancora molto conosciuta ma che immancabilmente, impeccabilmente visitabile e apprezzabile da tutti quanti. Stiamo per entrare in paese e in fondo sulla sinistra il castello. Entriamo sotto la porta, l'antica porta che fa da accesso al centro storico.
è alzato un pochettino di vento qui in collina e da qui vi saluto con uno splendido scorcio sul mare e se riesco ad ingrandirlo ve lo faccio vedere, Fano in lontananza. E perché no? Magari rifocillarsi un po' toccando la cerata da Bacque. Un abbraccio a tutti quanti, iscrivetevi al mio canale 500 Marche Turismo Max e al prossimo giro a bordo della mia 500 alla scoperta dei borghi della provincia di Pesaro Urbino. Ciao a tutti e buona domenica.